E per la gioia di tutti, l'ultimo video è sull'architettura. Allora, l'architettura che abbiamo lasciato nel secondo dopoguerra con edifici dove era importante non solo il razionalismo e l'aspetto funzionale, ma ritornava importante la forma, la ricerca di una forma che avesse un significato simbolico e che arricchisse il territorio. L'abbiamo visto quindi con Notre Dame de Haute delle Corbusier, l'abbiamo visto con il Guggenheim di Frank Lloyd Wright, l'abbiamo visto con la chiesa sull'autostrada di Michelucci e lo vediamo anche soltanto per cenni con Hudson nell'opera di Sydney. Opera che fu contestata tantissimo inizialmente, siamo negli anni 50-60, perché è definito un edificio orrendo, in realtà è diventato proprio il simbolo della città, simbolo stesso della città. Questa forma, lui ovviamente si è ispirato a una sorta di conchiglia che emerge dal mare e queste vele, vedete, con una forma quindi estremamente simbolica. Queste vele sono ricoperte tutte di ceramica e luccicano quindi alla luce del sole. Dovete pensare che negli anni 60-70 diventa possibile in architettura costruire qualsiasi cosa dal punto di vista tecnico. E infatti, con l'introduzione delle tensostrutture in cemento armato, quindi dove l'acciaio viene preteso in modo contrario, quindi si creano tutti dei meccanismi per cui si può costruire tutto. L'importante è pensare e dopo si può costruire qualsiasi cosa. Questa, diciamo, euforia per le nuove tecnologie, si esprime soprattutto nella corrente high-tech. Corrente high-tech che vi farei vedere attraverso, nella corrente high-tech si cerca, negli anni 70, soprattutto 80, la corrente high-tech mette, diciamo, in risalto, con grande orgoglio l'apparato tecnologico e anche, di tutti, i sistemi, quindi quelli di raffreddamento, le luci, le cavi, tutto a vista. Con grandissimo orgoglio. Lo vediamo nel Centro Pompidou, ad esempio, di Parigi, realizzato da Renzo Piano e da Roger. E il Centro Pompidou, vedete, in realtà, dal punto di vista architettonico, come forma vera, progettuale, è un parallelepipedo molto semplice. Però si distacca tantissimo dal contesto e anche questo edificio fu odiato inizialmente perché assolutamente andava in contrasto totale con il resto dell'architettura ottocentesca di Parigi, del quartiere. Vedete che l'edificio, che sarebbe di forma simile, però è come se fosse stato quasi sbudellato, cioè è come se fossero state portate all'esterno tutto ciò che è l'interno dell'architettura. Come se dall'architettura fosse stata tolta la buccia, la pelle, e fossero mostrati i muscoli, i legamenti, il sistema arterioso. Vedete, si vedono tutti proprio i cavi, tutte le tubazioni, i sistemi del riscaldamento, della reazione, le scale, tutto a vista. Praticamente l'aspetto viene creato dagli elementi costruttivi, dai materiali costruttivi, dalle strutture portanti e tutto viene mostrato con grandissimo orgoglio. È un po' un portare alla massima elevazione quella che è stata l'architettura sincera, che comunque si è presentata all'interno della storia dell'arte. Pensiamo ai mercati traianei progettati da Apollodoro per Traiano com'era? Era tipo il 110 d.C., dove si vedevano i materiali romani da costruzione con orgoglio, mostrati senza nessuna superficie aggiuntiva. Pensiamo all'architettura romanica che è sincera, che mostra materiali a costruzione. Ecco qui l'aspetto tecnologico è mostrato con grandissimo orgoglio, addirittura crea la forma che si distacca molto dal contesto. Renzo Piano va avanti e si evolve in una soft machine architecture. Notiamo la pronuncia quasi perfetta. Ok, lo vediamo quindi in questo suo high tech più addolcito negli anni 90, andando avanti. Per esempio nel centro culturale della Nuova Caledonia, eccolo qui, vedete, dove lui crea una decina di edifici con materiali super tecnologici che però si vanno a fondere con il territorio e soprattutto con le tradizioni locali delle capanne di legno, d'accordo? Tradizioni proprio della cultura canaca.
E quindi vedete che c'è quindi la volontà anche di inserirsi in un contesto culturale preesistente o naturale anche, o nelle forme naturali, con altre sue, ecco, progettazioni. Vedete le forme un po' della collina. Va bene, comunque ricordatevi più che altro questa sua evoluzione. E andiamo invece a parlare del decostruttivismo. Che cos'è il decostruttivismo? Il decostruttivismo è un termine coniato nel 1988, quindi siamo un po' più in avanti, e riguarda molti architetti degli anni 90, 2000, fino ai giorni d'oggi. Il decostruttivismo significa rifiutare totalmente la geometria euclidea e quindi il concetto di progettazione legato a una stanza, una scatola chiusa con finestre e porte, però alla fine l'idea della casa, della casetta, è qualcosa di chiuso, mentre invece si va a decostruire, distruggere quest'idea per creare delle architetture non solo organiche, quindi con una crescita che sembri organica, ma che veramente esaltano un po' l'idea del caos quasi compositivo, e soprattutto in Gehry, perché gli esponenti più importanti sono, allora, Frank Gehry e Zaha Hadid. Io direi che Gehry, soprattutto, lui è un canadese trasferito, vissuto in California, e lui è sicuramente influenzato dal costruttivismo russo. Pensate al monumento alla Terza Internazionale di Tatlin, sicuramente, per questa voglia di meravigliare, per questa sorta di ascesa, di desiderio di queste spirali compositive che creino meraviglia, grandiosità, spettacolarità, sicuramente. Poi è influenzato anche, oltre a questo, sì, anche dal Merzbau di Switters, cioè dall'esaltazione del caso. Parliamo un attimo di caso. Io ho parlato di caso anche nella Spiraglietti che abbiamo fatto con la Landhard. In quel caso, un gioco di parole, in quel caso il caso era reale, cioè una volta progettata l'artista l'ha lasciata lì e la natura, senza che si potesse controllare, ha casualmente, diciamo, è diventata creatrice, quindi in quel caso si è lasciato veramente andare la creazione per conto suo. Invece in questo caso si tratta di un'esaltazione del caso percettiva, ma tutti gli elementi in realtà sono controllati dalla progettazione dell'architetto. Ok? Allora andiamo a vedere, io direi, il suo edificio più famoso, che è il Museo Guggenheim di Bilbao. Allora, nel Guggenheim di Bilbao è un edificio veramente incredibile, che è diventato anche questo il simbolo stesso della città. Allora, lui si è ispirato sicuramente nella pianta, nei primi disegni. Lui fa degli schizzi, dei disegni proprio come se fossero opere d'arte, quindi come se fossero degli schizzi preparatori a una scultura. Allora, all'inizio lui si è ispirato sicuramente a una nave, però visto dall'alto e da lontano dà più l'idea di un fiore, perché si apre proprio tipo come petali di una corolla praticamente. Quindi vedete l'ispirazione organica di questa forma fortissima, che va in completo contrasto col resto dell'architettura, che invece è costruita quasi in modo monotono sul porto, tutta molto in verticale. Invece queste forme contrastano completamente. E vi ricordate anche il Guggenheim di Wright, con la sua forma circolare e spirale, contrastava con il verticalismo dei grattacieli. Ok, andiamo avanti nel dire che è tutto appunto decostruito, la struttura è totalmente decostruita, non c'è niente di tradizionale nella progettazione architettonica. La superficie poi è decorata, cioè è tutto decorato con dei materiali, tutto senso struttura di cemento armato, però poi è decorato con materiali estremamente ricchi, volutamente ricchi e di lusso. All'interno marmi bianchissimi, e all'esterno, oppure vetri, acciaio, cromato. All'esterno ci sono dei pannelli di titanio intinti nello zinco che coprono queste enormi falde create con queste colature, cioè tutte di cemento armato in tenso struttura, e vedete che queste superfici di metallo attaccate sono talmente sottili che creano delle ondulazioni, e quindi aumenta ancora di più la percezione di una superficie cangiante, luminosa, riflettente. Sembrano le squame di un pesce.
Pensate un po' alle squame del drago della casa Batlló di Gaudí a Barcellona. In questo caso sono le squame di un pesce luccicante. All'interno l'ingresso sembra il ventre di una balena con le ossature quasi. Quindi ci sono tutte queste suggestioni molto forti. Ci sono delle sculture stabili come alcune di Yves Klein, quello del blu, del Neorealisme. E queste fontane sputano acqua a fuoco e quindi dei gas. Quindi vedete i vari elementi della natura che fanno sempre parte, diciamo, di tutta la visione dell'insieme. Rispetto al Guggenheim di New York c'è una forte differenza. Nel Guggenheim il percorso era stabilito, la spirale era regolare, quindi il visitatore era guidato in un percorso obbligato, diciamo. In questo caso invece si crea un senso proprio di confusione, un senso labirintico che non deve dare certezze al visitatore, ma deve porre delle domande, deve dare un senso di incertezza, di dubbio, per cui il visitatore è invitato quasi a perdersi nel mezzo a questi anfratti, a questi antri enormi anche, un pochino appunto come doveva essere percorrere il Merzbau di Switters, d'accordo? Quindi stesse sensazioni di incertezza. Quindi cambia un po' diciamo, l'invito a percorrere la composizione. Di Zahi Hadid vi consiglio di vedere il Maxxi di Roma, e questo museo Maxxi. Anche lei si ispira a forme fluide, morbidissime, e quindi sembra quasi riuscire a piegare l'architettura. Ovviamente tutti questi architetti sono stati criticati, vengono criticati perché non è estremamente funzionale. Per esempio, nel Guggenheim esiste una pinna da una parte, Guggenheim di Gehry, una pinna che non ha nessuna funzione, una sorta di torre, se non essere appunto veramente una sorta di pinna di pesce, che è una segnalazione della presenza dell'edificio anche da lontano, anche dall'uscita del porto. Quindi esistono chiaramente in un'architettura così morbida, con queste forme così fluide in continuo sviluppo, esistono delle parti che non sono funzionali, non si possono sfruttare tutte le parti, ovviamente. Si tratta di un'architettura quindi molto di lusso, perché effettivamente quando hai poco fai la stanza così usi tutto. Quindi chiaramente hanno avuto delle critiche in questo senso. Chiaramente, però, questi sono edifici singoli, non tutta la città è costruita in questo modo. Sono degli edifici simbolici che vanno a caratterizzare il contesto urbano. Pensate alla cattedrale medievale. La cattedrale medievale è a livello funzionale completamente fuori scala. Cioè, l'uomo è piccolo così, la cattedrale è alta 40 metri, cioè non serve a niente. Quindi, dal punto di vista funzionale, cioè non è funzionale, ma è simbolica per comunicarci la grandezza divina rispetto alla piccolezza dell'essere umano. Sto parlando delle cattedrali gotiche, no? Francesi. Ecco, quindi esistono alcune forme altissime di architettura che effettivamente scavalcano l'aspetto funzionale e pratico e anche di costi, perché sono costi esagerati, rivestire tutto di titanio, bagnare nello zinco, materiali di lusso, va bene. Però alla fine si va a creare un edificio la cui funzione non è soltanto legata al vivere la singola stanza e utilizzarla, ma è legata a un aspetto di percezione che la rende quasi un'enorme scultura nel territorio che lo caratterizza. È per quello che io non condanno totalmente il nostro Palazzo di Giustizia di Firenze. Certo, mi dispiace che non sia funzionale in alcune parti delle stanze, ma sono contenta che abbia caratterizzato il quartiere di Nuovoli, altrimenti molto degradato, i nuovi quartieri. Che abbia questo aspetto di cattedrale, di basilica, perché la basilica romanica, no, romana, scusate, e greca nasce come un edificio per la giustizia proprio. Quindi alla fine torna, va bene, bisogna avere coraggio, coraggio e creare qualche cosa di nuovo. Non giudicate a priori l'architettura moderna, visitatela. Diciamo, e cercate di comprendere quale sia il messaggio che queste opere, ormai diciamo sculture, architetture insieme, vogliono trasmettere alla società. Ho finito davvero. Grazie di tutto e arrivederci, anzi, addio col programma di storia dell'arte.